Buon pomeriggio a tutti, bentornati nello studio di Delta TV, nello studio di Pomeridiana, come tutti i giorni alle ore 14, sempre argomenti interessanti. Ovviamente anche quest'oggi siamo sicuri che gli argomenti trattati saranno di grande interesse. Abbiamo oggi nostre ospiti, due esponenti dell'associazione Dalila, la presidente Ilaria Gadareta. Ciao, benvenuta. Filippo, un piacere. Ciao. E poi la vicepresidente Ivana Masi. Ciao. Benvenuti, benvenute. Dunque, oggi parleremo di pari opportunità, parleremo di progetti che questa associazione già da qualche tempo continua a produrre, a seguire, a realizzare. Quindi vedrete, saranno argomenti che poi magari daranno anche delle risposte a voi, amici e amiche a casa. Io inizierei subito dicendo una cosa importante. Di pari opportunità, Ilaria, spesso si parla, però molto spesso si abusa di questo termine. Sì, non dando i giusti chiarimenti e le giuste spiegazioni. Quando parliamo di pari opportunità, a cosa ci riferiamo? Il discorso è, diciamo, abbastanza articolato, perché se fino a qualche tempo fa si faceva riferimento a questo termine pensando semplicemente alla parità tra uomo e donna a seguito di una serie di leggi che regolamentavano il mondo del lavoro, adesso la Comunità Europea ci ha dato un'ulteriore indicazione. Le pari opportunità sono le opportunità uguali per tutti, quindi tra tutti i soggetti diversi, quindi tra italiani e stranieri, anziani e giovani, uomini e donne, bambini e maestri, quindi in tutto il vasto campo della diversità tra i vari soggetti. Certamente. E Dalila quindi all'interno, ecco, di questo concetto molto più ampio, che non riguarda solo uomini e donne, pur essendo Dalila un'associazione femminile riconosciuta, si muove cercando di creare degli interventi di promozione sociale. Ci tengo a sottolineare questo concetto perché diciamo che noi come esponenti di Dalila siamo contrarie in qualche modo a tutto ciò che riguarda il volontariato. E c'è una motivazione per questo. Beh, volontariato è assistenzialismo, in forma pura. Cioè significa dare a qualcuno qualcosa, ma non insegnare a qualcuno qualcosa. E se io do qualcosa a qualcuno, come diceva Gandhi, se io regalo un pesce a qualcuno, gli ho dato la possibilità di mangiare per un giorno. Ma se io invece gli insegno a pescare, gli ho dato la possibilità di sviluppare dentro di sé le energie utili per poter camminare da solo. E quindi l'assistenzialismo in sé per sé non solo crea danni incredibili alle persone, ma poi crea tutta una serie di deficit economici, ecco, anche, Ilaria, a carico... Consentimi. Dimmi. L'assistenzialismo sicuramente non è produttivo. Però non possiamo condannare tutto il mondo del volontariato, che no, è un motore importante per la nostra certo, nazione. Certo, però non dobbiamo mai dimenticare che l'essere umano, sociologicamente e psicologicamente, è per sua fortuna un soggetto che è animato dalla forza della sopravvivenza. La forza della sopravvivenza, con un concetto molto ampio di altruismo, diciamo che non si sposa completamente. Invece quello che è importante è il mutuo aiuto, che si verifica sicuramente in molti aspetti del volontariato. Il mutuo aiuto sostanzialmente è un circuito virtuoso, cioè io oggi aiuto te e poiché io ti ho aiutato non mi aspetto che tu mi aiuti, ma verrà spontaneo domani che tu dia a me quell'apporto positivo che io sono riuscita a darti o a regalarti. Questa, diciamo, è l'espressione finale, sarebbe la giusta conclusione di questo, certo, processo. È un po' come quando in filosofia del diritto, ora facciamo una digressione, si parlava del massimo dello Stato che si ha nel momento in cui non ci sono delle leggi, perché quasi i cittadini sono capaci di autoregolamentarsi. Certo. Vabbè, stiamo andando troppo oltre. Sì. Torniamo a Dalila. Quando è sorta Dalila? Lo chiedo alla vicepresidente. Dalila è sorta nel 2007-2008. Beh, quindi già sono 3-4 anni di attività. Anni di attività. So che voi avete seguito e state seguendo tantissimi progetti. Diciamo, sì, che il progetto di lancio è stato il progetto Teletrovo, sì, poi parliamo anche degli altri, ma partiamo da Teletrovo, Ilaria. E il progetto Teletrovo è nato all'interno... Intanto qui vediamo... Sì, il logo. Certo. Il logo. È nato all'interno di un bando regionale, che è stato l'associazionismo familiare del 2008,
bandito dall'assessorato regionale ai servizi sociali, al welfare, attuale assessorato al welfare, il quale bando richiedeva degli interventi sperimentali e innovativi di sostegno alle famiglie. Dopo che ci siamo un po' documentate, perché chiaramente eravamo tutte alla prima esperienza, abbiamo capito per esempio che uno degli ambiti diciamo di difficoltà di gestione della quotidianità familiare è l'ambito della assistenza alla famiglia nei vari aspetti, quindi l'assistenza al minore oppure l'assistenza alla persona anziana o anche l'aiuto nei servizi di casa. E ci siamo accorti che chiaramente questo è un tessuto tanto lavorativo che è molto sviluppato nonostante la crisi, ma che purtroppo non è assolutamente regolamentato, quindi è completamente a nero. E allora l'idea è stata questa: di creare un progetto sperimentale che potesse essere a metà tra le agenzie di intermediazione lavoro e la banca del tempo, perché sono due sistemi che funzionano molto bene ma che hanno dei difetti sia l'uno che l'altro. La banca del tempo sostanzialmente è una forma ludico-aggregativa, l'agenzia di intermediazione crea una serie di limiti perché se c'è una crisi economica è chiaro che diventa molto più difficile offrire lavoro. Noi creiamo una, attraverso Teletrovo, una banca dati dove vengono inserite le persone che cercano lavoro nell'ambito dei servizi a domicilio alla persona, le quali diciamo si autoselezionano, quindi diventano responsabili di sé e della qualità del loro lavoro attraverso attestati di qualifica, lettere di referenza, eccetera. Noi li mettiamo in contatto con un datore di lavoro, quindi il rapporto diventa uno a uno, lavoratore e datore di lavoro. Noi non siamo intermediari, ma noi fungiamo semplicemente da strumento di legalità. Cioè li spingiamo verso forme contrattuali che siano anche, voglio dire, a tempo determinato, ma purché garantiscano sia una parte che l'altra. E devo dire che su questo abbiamo avuto ottimi risultati, perché i datori di lavoro paradossalmente sono stati molto contenti, in quanto chiaramente si è avuto una riduzione di tutte le vertenze di lavoro nascenti dei rapporti di lavoro. Quindi essenzialmente parliamo di babysitter, parliamo di collaboratrici domestiche, sì, di non so, ripetizioni scolastiche, magari. Sono questi gli ambiti, sì, che ha toccato. Assistenza agli anziani, dog sitter, cioè tutti quei lavori che in realtà non sono regolamentati da... Certo. Da come nessuno. Funziona praticamente? Arriva da voi chi vuole proporsi cerca come... lavoro, la persona che cerca lavoro e che si offre come babysitter, dog sitter, sarta... Quindi voi la inserite nella banca dati? La inseriamo nella banca dati e poi facciamo da tramite in pratica alle persone che cercano questo tipo di figure. Richiediamo una serie di documentazione e stabiliamo dei prezzi, dei costi che ovviamente i costi orari che poi vengono retribuiti. Io, dato che immagino già qual è la prima reazione di chi ci sta guardando, allora dico subito: qual è il vostro indirizzo? Diamo delle indicazioni, perché sicuramente a casa qualcuno dirà: ah, ma questo mi può interessare, vorrei propormi come, perché sono tante poi ovviamente poi soprattutto in questo periodo magari le persone che vogliono proporsi con queste attività. Noi ci troviamo in via Nicolai 180 a Bari, in un quartiere difficile, volutamente ci siamo inseriti lì, perché è un quartiere che ha delle deprivazioni altissime a livello socioculturale, a livello economico, eccetera. Infatti sono proprio, devo dire, la maggior parte dei nostri inseriti sono proprio persone residenti o comunque viventi all'interno di quel quartiere e che, devo dire, per molte delle quali addirittura siamo stati, tra virgolette, contenti di cancellarli a un certo punto dalla banca dati, perché una volta che si sono stabilizzati, alcuni di loro anche con contratti a tempo indeterminato e quindi di tipo subordinato, stabili, eccetera, chiaramente sono usciti da questo circuito virtuoso e hanno trovato la loro stabilità economica. Abbiamo parlato dell'offerta, la domanda funziona allo stesso modo, vengono da voi ed avremmo bisogno di questo. Sì, esattamente. E di solito la cosa che abbiamo registrato è che non vengono da noi in prima istanza i datori di lavoro. Vengono dopo aver fatto, diciamo, esperienze non positive attraverso la ricerca di questi soggetti che offrono lavoro con le varie tipologie, annunci sul giornale, amici di amici, eccetera. E poiché questo sorta di passaparola, diciamo, non ha garantito in molti di quei casi sia la qualità
della prestazione, che è la qualità della persona, chi poi è arrivato, è stato contento, tra virgolette, di utilizzare questo tipo di circuito perché si è sentito maggiormente tutelato. Certo, Ivana Masi, invece, vicepresidente, so che lei è molto attenta rispetto ad un altro progetto, che è Risparmia Facile, un progetto che state mettendo a punto proprio in questo periodo. È in cantiere. Ecco, possiamo anticipare qualcosa? Sì, ci siamo resi conto che questo è un... diamo la possibilità alle famiglie di fare una serie di risparmi, perché ci siamo resi conto che veramente ormai è molto difficile arrivare, non dico alla quarta settimana, ma alla seconda settimana. E quindi diamo con una serie di iniziative che dobbiamo ancora sviluppare opportunità alle famiglie di fare di risparmiare il più possibile su quella che è la gestione proprio familiare. La gestione. Quindi, per esempio, non so se sono banale, però consigliare quando è più opportuno accendere l'elettrodomestico come fascia oraria può essere. Certo. Può essere importante, perché ci sono delle fasce in cui si risparmia. Anche negli acquisti, perché si pensa che gli acquisti solidali, io ho notato, insomma, che gli acquisti solidali non sono molto, non sono arrivati qui da noi in maniera chiara, in maniera chiara. E quindi anche quello, cioè dare informazioni e aiuti su come acquistare in maniera solidale. Noi dobbiamo fermarci per qualche istante, abbiamo un brevissimo break, ci sono tantissime cose ancora da dire, è un'associazione davvero molto attiva, la Dalila, quindi intanto vi faccio subito i complimenti per tutta la vostra attività. Grazie. Avremo una seconda parte in cui poter approfondire ulteriormente, ci fermiamo per qualche istante.